oggi un mese che vi diamo notizie dall'interno e dall'estero attraverso il modernissimo prodigio della televisione, la vostra finestra sul mondo. Il presidente Truman esaminerà questa mattina i risultati dell'inchiesta del procuratore generale sulle responsabilità per il doloso aumento dei prezzi degli alloggi, dei generi alimentari e del vestiario. Il presidente ha detto che questo è il primo passo per smascherare chi si arricchisce fraudolentemente a danno dei cittadini. A New York il sindaco O'Brien ha auspicato che venga insediata una commissione in ogni contea per indagare sul gioco d'azzardo. Il sindaco ha inoltre elogiato la commissione del Queens per aver fatto luce su presunte collusioni della polizia con i biscazzieri. E infine, il presidente Truman sarà a New York domani per ispezionare il nuovo palazzo delle Nazioni Unite e per incontrarsi con alcuni esponenti delle organizzazioni sindacali. Rientrerà a Washington prima di notte. E ora il bollettino meteorologico per domani. Domani ci sarà pioggia e ancora pioggia, per tutta la giornata. Ma la coltre di nuvole si deciderà a spostarsi verso il mare. Stando all'ufficio meteo, avremo buone condizioni di tempo per il fine settimana. E quella simpatica palla di fuoco nel cielo risplenderà lungo tutta la costa orientale. Quindi, tutto considerato, una gita a Coney Island potrebbe essere una buona idea. Benché la nebbia fosse pressoché impenetrabile, riuscì in qualche modo a raggiungere la porta che ben conoscevo. La aprii dolcemente ed entrai. Avevo sentito un rumore di voci. Sapevo che c'era il dottor Fleming a lavorare con la sua assistente. Si voltarono quando entrai nell'ufficio. Signor Bremer, che cosa fa lei qui? Scusi tanto se la disturbo, dottore, ma ho un appuntamento con un assassino. Ma io non capisco. È molto semplice, perché l'uomo che sto cercando è lei. Ma questo è ridicolo. Crede? Dottore, è armato! Il dottore però ha un'arma molto più letale. Se noi apriamo la sua borsa, vi troveremo con tanto di etichetta. Atropina! Precisamente, mortale e incolore, introdotta nel bicchiere della vittima con il grazioso aiuto di innocui cubetti di ghiaccio. Ed è questo che spiega tutto. Andate via di qui, tutti e due. Oh! Lo ha ucciso. Resterà svenuto per un po', quanto basta perché lei chiami la polizia. L'odierno episodio del casellario di Simon Bremer vi è stato offerto da Vita Creme, il tonico che dà forza e splendore ai capelli. Facciamo subito l'annuncio di chiusura. Appuntamento lunedì prossimo, stessa ora, stessa rete. Simon Bremer, il noto criminologo americano, giornalista e collezionista di fatti esotici e bizzarri, vi presenterà un'altra pagina del suo casellario. E adesso... Qui Simon Bremer che vi augura buonasera. Grazie a tutti. È andata bene, signor Bremer? Scarsa, sembrava l'ambiente di una sagrestia. Non c'è azione, non c'è suspense. Ne riparliamo domani mattina alle 9. Signor Quinn? Signor Quinn? Scusi. Era molto noioso. Oh, no, anzi, molto interessante. Ah, lasci stare, si è addormentato alla prima battuta. Mi dispiace, io di solito presto attenzione a tutto, ma ho lavorato 48 ore di fila per finire il mio nuovo libro. Ah, le scadenze. Ne abbiamo anche noi qui. Per questo mi serve il suo aiuto. Il signor Bremer... Simon. Ecco,
Ho pensato alla sua offerta e... Io studio la voce umana, signor Quinn, e avverto una certa riluttanza nella sua. Le diamo poco? Oh, no, il compenso è molto generoso. Allora qual è il problema? Lei è il miglior scrittore di romanzi polizieschi ed è proprio questo che io cerco. Il casellario di Simon Brimmer è quasi esaurito e quel microfono è insaziabile. Quindi io le chiedo il diritto di usare le sue opere, ne farò trarre delle sceneggiature. I miei casi diventeranno i suoi e sarà lei a risolverli. Beh, è chiaro che non posso usare il suo nome. Il pubblico dei radioascoltatori vuole sentire me. In sostanza, signor Brimmer, lei mi chiede di diventare il suo negro. Sono sfumature. Non per me. E allora diciamo un negro molto ricco con camicie di seta. È allettante, ma sono costretto a rifiutare. Penso che lei non abbia afferrato. Le offro l'opportunità di accrescere a milioni il suo pubblico. Non desidero essere interrotto. Come? È per lei. Grazie. Chi è? Papà. Quanto hai da fare? Poco ancora. Tornando a casa, fammi un favore. Fermati al 441 Park Avenue, all'attico. Guarda che non ho tempo da perdere. Se non finisco il libro... Allora, a presto. Grazie. Una cosa importante? Non lo so. Comunque, grazie lo stesso per l'offerta. Sarà per un'altra volta. Lei forse non si rende conto che sta facendo uno sbaglio. E non sarà né il primo né l'ultimo. Salve. Buonanotte, signor Quinn. Mi dia la sala stampa, per favore. Ciao, sono Simon Brimmer. La polizia ha per le mani un caso speciale stasera. Guarda che roba è e fammelo sapere. Un caso fantastico, come in uno dei tuoi libri. Assenza di indizi, mancanza di movente, almeno per ora. Quindi mi pare proprio pane per i tuoi denti. Ma chi è? Una certa Monica Gray, una delle più note disegnatrici di moda del dopoguerra. Tua moglie porterebbe certamente i suoi modelli, se tu fossi sposato. Attraente e vanitosa. Perché la giudichi così? Perché tiene esposta una sua fotografia in cornice. Ah, interessante. Cosa? Le piacevano i rebus e faceva i cruciverba. E in biblioteca ha un'antologia e una dozzina di dizionari. Può avere importanza? Può darsi, oppure no. Comunque tu cosa hai ricostruito? Deve essere cominciato qui. Ah. Oh, scusi, non si disturbi. Tenga. Grazie. Vieni. Suppongo che lavorasse qui. È l'unica lampada trovata accesa. Ah. Devono essere le sue precedenti collezioni. Lei di Ruth nel 45, lei di Thelma l'anno scorso e lei di Dulcea quest'anno. Ottimo espediente commerciale. A ogni collezione ha dato un nome di donna. Esatto. E questa sera lavorava alla prossima collezione. Come lo sai? Penso. Abbiamo trovato uno dei disegni di là nel salotto. Prova a seguirmi. Sta lavorando qui e sente un rumore. Probabilmente il campanello. Giusto. Si alza e va verso l'ingresso. Una volta lì, apre la porta e fa entrare l'assassino. Il che significa che forse lo conosceva. Poi ritorna verso il centro della stanza, cioè qui. Lui spara, lei cade vicino al disegno che aveva in mano. Lo confermano le macchie di sangue e le impronte sul tappeto. No, no, puoi toccare. Ci sono solo le sue. Lady Norma, stesso sistema. Dunque, l'assassino esce credendola morta, ma lei ha ancora un soffio di vita e cerca di darci una traccia. Il telefono più vicino è in camera da letto e lei sente che non riuscirà mai ad arrivarci. Nessuna matita o penna in giro? No. Quindi non ha niente per scrivere e non ce la fa ad andare in camera da letto. Aveva quel pezzo di carta vicino a sé, avrebbe forse potuto inciderci un nome con le unghie. Ma poi ti sei accorto che portava le unghie corte come abitudine di chi disegna, maneggia i colori o usa spesso la macchina da scrivere? Ad ogni modo, si è trascinata al mobile addossato al muro ed è riuscita a sfilare le spine dell'orologio elettrico e del televisore. E poi è morta. Questa è la mia ricostruzione. I miei complimenti, sono d'accordo. Solo però che non vado più in là perché non afferro quello che la ragazza aveva intenzione di dirci. Non hai mai visto uno di quegli aggeggi, eh? Sì, qualcuno.
Ah, è una rottura. Un mio amico dice che ha sempre gente fra i piedi la sera. Niente paura, è un fenomeno passeggero. Quarto canale, che c'era in onda in quel momento? Ci siamo informati. Era un programma sperimentale. Attualità, notizie, ci daranno il test. Notizie a quell'ora? Per me uno sbaglio. Chi ci tiene a sentire i guai del prossimo prima di addormentarsi? Ci sono diverse possibilità. Troppe. E cioè? O voleva farci sapere l'ora della sua morte? Quella la sapevamo. I vicini hanno sentito lo sparo alle 10:25. Che cosa avrà voluto dire? Perché le due spine? Voleva sfilare quella dell'orologio e ha afferrato anche quella della TV? O è successo il contrario? Voleva alludere all'elettricità? O una mancanza di corrente? No. Oppure si riferiva al televisore come mobile, vano, mensola, schermo. O magari all'orologio. Ehi, un momento. Un'ispirazione? Molto efficiente, molto astuto. Chi? Chi? Tu! Sai che dovrei essere a casa a finire un libro perché ho dei termini da rispettare e invece mi fai venire qui e mi scodelli questo bel piattino. Dai, Ellery, lo sai che non finito, voglio distrarti dal tuo casa. Lavoro, però mi non interessa mi faccio che risucchiare tu questa volta. Sei un disonesto, ti conosco, ormai sei agganciato e non uscirai di qui. Tu credi? Buonanotte. Accidenti, che peccato, ispettore. Lo vedevo già preso nella rete e issato a bordo. Stavo pensando... Sì? Non se ne caverà un ragno dal buco, ma avrai vagliato le altre circostanze, quali penso. Quali circostanze? Le cose evidenti. Il fatto che fosse nubile, ma aveva un uomo che la frequentava regolarmente. Uno che fuma la pipa. Ah, scusami un momento, papà. La completa autopsia sarà pronta domani. L'ora della morte è quella dell'orologio. Come? Non importa, legga la relazione. Allora, senti. Si è trattenuto poco. Era di media statura. Dato che ci sei, perché non mi dici anche il colore degli occhi? Non lo so ancora, ma... Posso dirti le sue iniziali? Mi prendi in giro? Allora, seguimi bene. È nubile perché ho visto il nome sulla cassetta delle lettere quando sono arrivato. Miss Monica Gray. Purtroppo queste case nuove sono una vera disgrazia. Perché? Per gli ascensori automatici. Non c'è nessuno a vedere chi va e chi viene. Dimmi dell'uomo. Fuma la pipa. Guarda, escludendo che la fumasse Monica, non c'è dubbio che qui qualcun altro la fumava. Nell'armadio, in camera da letto, c'è una giacca da camera taglia media. Vedi? Fili di tabacco nelle tasche, non vecchio. Quindi l'uomo è stato qui di recente. E le iniziali? CM, ispettore. Niente altro? No, è tutto per ora. Solo che... Fuma una miscela di tabacco di diverse qualità. Adesso vado a finire il mio libro. Ho un figlio solo, ma è un genio. È tutto molto semplice. Basta essere un buon osservatore e non trascurare nessun dettaglio. Notte. Ellery. Eh? Hai lasciato gli occhiali. Oh. Ellery! Ellery! Ma non senti il telefono? Sì? Sono io. Che novità? Davvero? Sì. Allora mi vesto e ti raggiungo. Perché hai tolto i fogli? Solo per attirare la tua attenzione. Squillava il telefono. Squillava? Non hai sentito la telefonata? Non dobbiamo più preoccuparci del messaggio di morte di Monica Gray. È risolto. E perché? Perché abbiamo trovato l'uomo che l'ha uccisa. Il signor CM? Carson McKell. Il grande finanziere? Proprio lui. Finanziere, filantropo e padrone... dell'arma che ha ucciso. Sei sicuro? C'è il nome sulla licenza e due altri fatti. È sposato e, guarda caso, abita con la moglie nello stesso palazzo di Monica Gray.
Chissà se fuma la pipa. Due signori desiderano parlarle. Sono della polizia. Le faccio entrare. Possono accomodarsi. Signor McKell, sono l'ispettore Richard Quinn, il sergente Veli. Vi stavo aspettando. Oh. Papà, perché non chiami l'avvocato? Lo chiamerò quando lo riterrò necessario. Lui è mio figlio e socio in affari. Il mio legale è l'avvocato Watterson. Immagino che siate qui per chiedermi di Monica Gray. Papà. Lascia fare a me. Monica era una mia amica, come evidentemente già sapete. Molto intima? Non sono tenuto a rispondere a domande del genere. Signor McKell, lei è un uomo sposato ed è anche una persona in vista, ma questo è un omicidio e la sua pistola è stata trovata sul posto. Per questo scendo in particolari. Ci sono stati diversi furti in questo palazzo. Gioielli, pellicce e così via. Monica viveva sola, era terrorizzata e voleva un'arma per proteggersi. Gliela diede lei? La pistola? Sì, gliela comprai qualche mese fa. Lei ha la chiave dell'appartamento? Sì. Quindi era abituato a farle visita. Ispettore, lei mi sta torturando. Non è facile per me. Gale, chiami l'avvocato, subito. Lei pensa di mettere mio padre sotto accusa? Tutto dipende. Da cosa? Se e quale alibi ha per ieri sera. Che mi dice, signor McKell? Uscendo. Signor McKell, un suo commento. Vuol fare qualche dichiarazione? Che cosa ha da dire, signor McKell? Signor McKell, scusi. Lasciate passare, non c'è niente da dire. Un po' di compassione. Ha dovuto versare una cauzione? È stata fissata per il processo. Quale sarà la sua linea di condotta? Signor McKell, una dichiarazione. Signor McKell, per favore, avere qualcosa. Scusi, signor McKell. Signor McKell, la stampa deve essere informata. Perché tanta reticenza? Che cosa ha da nascondere? Scusate, mio padre sta vivendo un incubo. Siate gentili e lasciatelo in pace. E che cosa diciamo ai lettori? Dite che è innocente. Signora McKay, lei resta vicina a suo marito? Oppure, sapendo ora della sua relazione con Monica Gray, pensa... Ramon, ti vuoi muovere o no? Scusami per questa scena, Marion. Oh, non ci pensare. Sono i casi della vita. Nessun rapporto dagli investigatori privati? Che si diano da fare. Stando ai giornali è già condannato. Beh, però il caso è complicato. Dobbiamo solo sperare che emerga qualche elemento nuovo. Lo faremo emergere comunque. E presto. Ma perché leggi? Ciao, Penny, ti diverti? Non c'è gusto. Io faccio prodigi con i pattini e tu non mi guardi. Perché stavo leggendo. Eh sì, l'ho visto che leggi. Leggevi anche allo zoo, leggevi per strada. Non si era detto di passare la giornata insieme? Beh, ma è quello che stiamo facendo, no? Già, con il tuo naso nel libro. Ah, l'ho letto anch'io. È quello in cui il dottore è l'assassino. Ho promesso ai tuoi genitori di portarti fuori oggi perché sei la mia cuginetta e ti adoro. Ma se mi dici un'altra volta alla fine di un giallo ti strangolo. Va a patinare. Ho i piedi infranti. Ah, e che cosa vorresti fare? Non lo so, proviamo a capire perché ci seguono. Chi è che ci segue? Quelli. Quando te ne sei accorta? Allo zoo. Sicura? Certo, e te ne saresti accorto anche tu senza quel dannato libro. Aspetta qui. Signor McKell? Lei mi conosce? A New York tutta la sua famiglia è in prima pagina. Tanto vale dirgli la verità. La stavamo seguendo, signor Quinn, nella speranza di trovare il coraggio di parlarle. Ah.
Ma ora che siamo faccia a faccia mi sento tanto ridicola. Non mi pare il caso di disturbare il signor Quinn. Ehi! Nessun disturbo. Avete già pranzato? Penny, te lo hanno insegnato al premiato collegio Finezza e Stile? Ne voglio un altro. Quello è il secondo. Le abbiamo provate tutte, anche privatamente. Ma è un muro. E dato che lei ha la reputazione... Di non farmi mai i fatti miei. Di aiutare le persone. Abbiamo voluto parlarle. Ma perché si interessa di questo problema? È la segretaria di mio padre. Non può credere che si sia macchiato di un delitto. E neanch'io. Invece mio padre sì. Per questo avete cercato questo colloquio? Infatti, abbiamo pensato che lei potesse comunque influenzarlo. Suo padre non ci ha dato una mano, almeno per quanto riguarda l'alibi. Quale alibi? Non c'era sui giornali. Mi faccia un favore, lo chieda a mio padre. Venga a trovarci questa sera. Nessun impegno da parte sua, non si saprà neanche che lei è venuto. Ora non ha tempo, deve portarmi al museo e poi a fare spese nei grandi magazzini. Ho promesso ai suoi genitori che l'avrei portata fuori oggi, ma date le circostanze, sono sicuro che mi scuseranno. Quanto a questo famoso alibi, comincio a dubitare che sia solo un miraggio. Provi comunque a darmi la sua versione dei fatti. D'accordo. La cosa è cominciata qualche mese fa. Una sera incontrai Monica dentro l'ascensore del palazzo. Facemmo conversazione e presto si stabilì una corrente di simpatia. Poi presi l'abitudine di andare a casa sua tutti i giovedì sera. Non si senta imbarazzato per la mia presenza. Ne ero a conoscenza dal principio. È il caso di parlare di intuizione. Le mogli hanno un sesto senso. Vuole zucchero? Lo prendo senza. Grazie. Stavi dicendo? Marion ha sempre fatto finta di niente. Però la mattina successiva al delitto mi ha chiesto a bruciapelo se avevo un'altra donna. Io non sapevo cosa risponderle. Ma come no? Mi dicesti la verità. E poi mi promise di troncare la relazione. Questo era più che sufficiente per me. Troncare. Una parola poco indicata, date le circostanze. Beh, è chiaro che il signor Quinn capirà. Quello che non capisco è il rischio a cui lei si esponeva. Una relazione clandestina con un'inquilina del suo stesso palazzo. Non temeva che la vedessero? No, affatto. Perché io mi truccavo. Si truccava? Ah, niente di elaborato. Uno strano cappello, occhiali e baffi finti. Roba da studenti, lo ammetto, ma proprio per questo dava un tono romantico alla cosa. Per giunta, dato che abbiamo amici che abitano anche loro all'attico, la ritenevo comunque una precauzione indispensabile. Adesso, solo a parlarne, mi accorgo quanto fossi stupido. Se non sbaglio, Monica Gray è stata uccisa il giorno che lei andava a trovarla, e cioè nella serata di giovedì. Ci andò? Devo sapere ogni minimo particolare. Dunque... quella sera avevo fatto tardi in ufficio e tutti se n'erano andati. Cercavo di perdere tempo, come se ubbidissi a un presentimento. Alla fine dovetti decidermi. Sapevo che Monica mi aspettava e quindi le telefonai. Tardò parecchio a rispondere e mi parve strano perché sapevo che doveva essere in casa. E finalmente... Pronto? Monica, sono io. Volevo dirti che sto arrivando. Senti, caro, ti dispiacerebbe tanto se non ci vedessimo stasera. Ho un gran mal di testa e non vedo l'ora di andare a letto. Non posso passare solo per pochi minuti? Purtroppo sarei una pessima compagnia. Ci vedremo giovedì prossimo. C'è qualcosa? Hai una voce un po' rocca. Ma probabilmente fumo troppo. Ti ripeto, non riesco a tenere gli occhi aperti. Scusami, caro. Ti chiamo domani. A quel punto decisi di andarci lo stesso. Se ci avessi trovato un altro, avrei messo le carte in tavola. Mi truccai come al solito e uscii dal mio ufficio. Ma appena giù in strada mi persi d'animo, forse ebbi paura di quello che mi aspettava. Continui. Allora mi misi a camminare, all'avventura, finché capitai in un bar e cominciai a bere.
Mia moglie potrà dirle che non mi piace l'alcol. Ma ero di uno strano umore quella sera. E dov'era il bar? E qui casca l'asino, purtroppo. Non riesco a ricordarmelo. Non so neanche a che ora ci sono entrato. Ah, e questo è l'alibi? Proprio così, le ho detto che mi sembra un miraggio. Doveva essere verso la 40ª strada. C'era uno specchio, la boiserie scura. Come in quasi tutti i bar di New York. Lo so anch'io. Ho spremuto il cervello tentando di ricordare, ma non ci riesco. Ho bevuto tanto che è tutto avvolto in una nebbia. Eh sì, purtroppo è così. Se non trovo quel bar, non c'è niente da fare. Posso telefonare? Prego, può andare a parlare di là se vuole. Grazie, signore. Sì? C'è suo figlio al telefono. Ellery. Mi sta venendo qualche dubbio sul caso McKell. Ma scherzi, è acqua passata. Beh, comunque sia, vorrei sapere se hai controllato il suo alibi. Quale alibi? Non parliamo di quella favola della fermata al bar. Perché te la prendi, caro? Dimmi dell'alibi. Ho mandato 5 uomini a controllare ogni bar. A partire dalla 30ª fino alla 50ª avevano una fotografia di McKell. E l'hanno esibita a tutti i camerieri e barmen della zona. Turni di giorno e di notte. Ho capito, aspetta, ma... non ho finito. Quella fotografia era su tutte le prime pagine. Ma nessun cameriere di nessun locale... Si è fatto avanti. Quindi, o non era in giro quella sera... O soffrono tutti di forte amnesia. Ci sei ancora? Ti sto ascoltando. Ah, mi fa specie di te, caro. Non sai che tuo padre conosce il mestiere? Quell'alibi... Fa acqua come un secchio bucato. Ho capito, grazie. Ciao. Stavo parlando con mio padre. A giudicare dalla sua faccia non è stato incoraggiante. Neanche un po', mi dispiace. Ma deve esserci qualche cosa che la polizia ha trascurato. Forse il barman era un sostituto, o forse è andato fuori città. No, i nostri detective hanno controllato anche questo. Signor Quinn, la ringrazio per la visita. Per favore, dia a Ramon di accompagnare il signor Quinn dove vuole. Ellery, le uova si stanno bruciando in cucina. Ah, buongiorno. Se vuoi le uova... No, grazie. Leggi il processo? Non se la cava mica. Che ti aspettavi? Oh, a proposito, dato che ti interessa tanto, oggi lo interrogano. Perché non vai in tribunale? Oggi non ho tempo. Attacco un nuovo libro. E devo andare dal mio... come si chiama? Editore. Aula numero 3. Macchie. Altre ombre molto vaghe. Ed un certo numero di impronte molto chiare. Le impronte che lei definisce molto chiare, a chi appartengono? Per la maggior parte alla vittima. A nessun altro? Alla cameriera. E ce ne sono altre molto chiare del signor McKell. L'imputato? Sì, signore. Ho finito. Avvocato. Lei sa che l'appartamento della vittima è stato riverniciato e rinnovato 15 giorni prima del delitto? Sì, questo lo so. E non è probabile che buona parte delle impronte esistenti siano state cancellate durante i lavori? Immagino di sì. Quindi una carovana di gente potrebbe essere passata in quell'appartamento senza che questo ora risulti. Fornitori, amici, amanti. Mi oppongo. Non ho altre domande per il test. Io ne ho una. Le impronte di Carson McKell erano o no sulla scena del delitto? Certamente. Grazie, nient'altro. Giovedì è il suo giorno di libertà. Sì, sì, signore. La signorina riceveva il giovedì sera? Di solito sì. La mattina seguente trovavo 2 tazze sporche invece di una. E c'era tabacco bruciato nei portaceneri. Tabacco da pipa? Credo di sì. La signorina aspettava qualcuno la sera che è morta?
Ha detto che aspettava un amico. Le ha detto il nome? No, non mi ha detto nessun nome. Però rideva e mi ha detto che prima o poi dovevamo disinfettare la tappezzeria. Per quale ragione? Beh, era uno scherzo. E vede, io facevo spesso fatica a capirla. Aveva un modo di esprimersi molto enigmatico. Ci teneva ad essere sempre profumata e ad apparire bella. Non sopportava che in casa si sentisse il puzzo della pipa. Ho finito, per ora. Il mio tabacco non c'era nei portaceneri. Non basta a provare che non ci sono andato. Serve a provare che non ci sei stato abbastanza per fumare la pipa. Può procedere, avvocato. Nessuna domanda per ora. Lei vorrebbe farci credere che proprio quella sera, fra tutte quelle in cui si incontrava con la vittima, è mancato all'appuntamento. Mi disse che non stava bene. Beh, certamente stava molto peggio dopo che lei è uscito. Mi oppongo, vostro onore. D'accordo, lo cancelli dal verbale. Prego il pubblico ministero di moderare le sue espressioni. Chiedo scusa alla corte. Allora, parliamo un momento dell'arma del delitto. Perché è andato da Monica con la pistola? Non è vero. Ma se l'aveva comperata apposta? Avevano già rubato nel palazzo e lei la teneva per proteggersi. E sua moglie allora? Mia moglie? Non abita anche lei nello stesso palazzo? Certamente. Quindi è esposta anche lei agli stessi pericoli. Le ha comperato un'arma? No, di certo. Perché no? Perché non era necessario. Non è mai sola. Era sola la notte del delitto. Quella sera è stata un'eccezione. Per giunta mia moglie non voleva in casa una pistola e Monica sì. Questo lo ha già detto. Ed è la pura verità. Signor McKell, insiste nel sostenere che ha passato parte della serata in un bar? Sì. In un bar che nessuno ha potuto localizzare? Sì. Un bar che lei stesso non può ricordare? Ci sono stato. E allora dov'è questo bar? Si può sapere? Ci dia longitudine e latitudine. A meno che esso non esista. A meno che, come il resto della sua storia, sia fatto di fumo. Fumo di pipa. Mi oppongo. Questo è un terzo grado, vostro onore. Opposizione accolta. Ritiro la mia osservazione. Avvocato, può procedere. Ellery. Non si trattiene? No, voglio fare due passi per schiarirmi le idee. Anch'io non ci resisto più. Andiamo insieme? Certo, è un piacere. Lei dirà che mi impiccio troppo, ma da quando lavoro per il signor McKell sono diventata parte della famiglia. Lei non mi sta a sentire per niente. Con la mente sono rimasti in quell'aula, mi scusi. Mi diceva che fa parte della famiglia. Vuol dire a titolo permanente? In che senso? Con il figlio. Non credevo fosse così evidente. Pura intuizione. Ragionevolmente azzeccata. Intanto però devo convincerlo che non mi interessano i miliardi del padre. E poi naturalmente dobbiamo aspettare la fine del processo. Ora è meglio che torniamo. È chiaro! Cosa? Sei un piedipiatti? Io? No. Ah, bene, perché come nei film i poliziotti sono spesso truccati. Ma poi non incantano nessuno. Sono ingenui. Io mi diverto ad impiastare tutti i manifesti. Le piace così? Eccellente, un vero capolavoro. Lei ci rimette a farsi vedere con me. E perché? Perché sono incredibilmente stupido. E questa è la fotografia che la polizia ha esibito in tutti i bar? Certo, gliel'ho data io. Signor Quinn, non riesco a capire dove vuole arrivare. Ma è tanto chiaro. Mio padre ha sbagliato, come tutti. Ha detto al suo sergente, controlla se il signor McKell era in un bar all'ora del delitto. E il sergente ha seguito la normale procedura. Quale procedura? Si è procurato la fotografia, l'ha fatta riprodurre e l'ha distribuita ai suoi uomini. E ha descritto anche la persona. Se non che una cosa è stata trascurata, un dettaglio che nessuno sapeva. Il signor McKell si era truccato. Esatto. Ma non se n'è già parlato. Senta, lei aveva baffi, occhiali e cappello. Carson McKell non era più lui quella sera, era Carson McKell truccato. Ah, certo, volevo andare da Monica, quindi ero preparato. Lei ha affermato di essere poi ripassato in ufficio. Sì, aveva bevuto parecchio, è vero, ma ha avuto la presenza di spirito di cambiarsi prima di tornare a casa. E pensare che era così semplice. Appunto, come potevano riconoscerlo se lui si truccava apposta? È chiaro. E allora? Facciamo una foto a papà, truccato questa volta, e la mandiamo in giro. L'avvocato Waterson. Speriamo soltanto che il barman interessato abbia buona memoria. Alzi la mano destra.
Lei giura che la sua deposizione sarà la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità? Lo giuro. Si accomodi. Ci dica il suo nome e la sua professione. Matthew Thomas Cleary, proprietario e barista del County Cork Bar e Snack alla 48esima. Grazie. Vorrei che lei andasse con la memoria alla sera di un giovedì di 3 mesi fa, il 28 per essere esatti. Va bene. Senta, signor Cleary, potrebbe dirci se uno dei suoi clienti di quella sera è presente qui in quest'aula? Sì. Vuole indicarlo, per favore? Certo, quello là. Grazie. Non ho altre domande. Francamente, non vedo come lei possa ricordare. Non potrebbe essere stata un'altra sera. Poteva, ma non era. Quante altre sere mia nipote compie gli anni? Per giunta ero arrivato in ritardo di un'ora. Ma come fa a ricordarsi di un uomo dopo tutto questo tempo? Ho la cassetta elemosina sul bancone. Quel signore mi ha pagato con un centone. Gli ho dato il resto. E lui se ne viene con un diecione. Mettilo alla beneficenza. Salviamo gli orfani, dice. È per questo che me lo ricordo bene. Nessuno aveva mai fatto un'offerta simile. Il bar era pieno? Lo è sempre pieno. Quindi non ha potuto badare a che ora è uscito? Come non ci ho badato? Erano esattamente le 11 in punto. Mi consenta, la sua sbalorditiva memoria è strana. Che c'è di strano? Ogni sera alle 11 esco a comprare il giornale e siamo usciti insieme. Non mi occorre altro. Lui era stato largo di mance e io gli cercai anche un tassì. Non mi occorre altro. Cercavo solo di collaborare. Signori della giuria, avete formulato il verdetto? Certo, vostro onore. Dichiariamo l'accusato innocente. Grazie, signore e signori. La seduta è tolta. La corte si ritira. Grazie di cuore, avvocato. Congratulazioni, avvocato. La ringrazio. Papà, è finita. Era ora. Signor Quinn, la ringrazio. Le siamo veramente obbligati. Sono molto contento per tutta la famiglia. Di nuovo, grazie. Congratulazioni, signor Quinn. Forse non si ricorda di me. Sì, lei è Simon Brimmer, è amico di McKell. No, ma ho seguito tutto il processo con un certo interesse. Colpo di scena di sicuro effetto. Il piccione che sbuca dal cappello. Un'idea sua, immagino. Beh, più o meno. Andiamo, signor Quinn, a Cesare quel che è di Cesare. A proposito, non si perda la mia trasmissione di questa sera. Sono sicuro che le piacerà. Bravo! Bisognava invitare anche suo padre, tanto perché smaltisse la delusione. Oh, poveretto, si ritrova al punto di partenza. Beh, ci è abituato, grazie. Troverà subito qualcun altro con cui prendersela e saprà già dove mettere le mani. Una donna come Monica avrà avuto chissà quanti nemici. Mi dispiace di non averla mai conosciuta. Perché tanto interesse? Una donna intelligente, bella. E enigmatica. E cioè? Non dimentichi il suo messaggio di morte. Il televisore e l'orologio fermo. Senta, ora che papà è libero non si dia più tanta pena. Se solo potessi riuscirci. Perché quella radio? L'ha richiesta il signor Quinn. C'è un programma che devo ascoltare. Loro non facciano complimenti. A voi il famoso esperto di casi polizieschi, Simon Brimmer. Buonasera. Prima di iniziare questa trasmissione, voglio presentarvi un'assoluta novità del programma. Il mio commento sui recenti fatti di cronaca nera. Il caso per oggi è la morte di Monica Gray. Come i miei ascoltatori avranno appreso dai giornali, il signor McKell è stato assolto in tribunale. Si presenta così la domanda: se McKell è innocente, chi è il colpevole?
Non pretendo di aver risolto il mistero, anche perché non ho accesso agli archivi giudiziari, purtroppo, ma conosco dei particolari che sono stati finora trascurati. Permettetemi di presentarvi via radio Miss Cora Edwards. Buonasera, signorina. Mi raccomando, stia calma e tranquilla. Sì, signore. Dunque, lei era la cameriera di Monica Gray, vero? Scusi, parli verso il microfono. Sì, signore, è vero. Vuole confermare ai radioascoltatori che io sono venuto da lei oggi per farle una domanda? Infatti, lei mi ha chiesto se qualcuno è venuto da Miss Gray il giorno in cui è morta. Precisamente. Domanda piuttosto ovvia, del resto. Eppure la polizia a lei non l'ha mai chiesto, vero? No, signore. Forse erano così sicuri che l'avesse uccisa il signor McKell che non hanno cercato altro. Né lei lo ha mai dichiarato spontaneamente. E a che scopo? Se loro dicevano che era stato il signor McKell? Ma ora sappiamo che non è stato lui. E stando a quanto lei mi ha detto, Monica Gray infatti ha ricevuto una visita quel giorno. Lei ha sentito solo frammenti di conversazione, ma ha visto Monica mostrare alla persona un'arma. È esatto. Cora, chi è questa persona? Avanti, lo dica. Marion, perché hai spento? Stava per fare il suo nome, vero, signora McKell? Sì. Non posso crederci. È vero, Tom. Andai a casa di Monica quel giorno. Ma non l'hai... uccisa? No. Anche se per me il movente non mancasse. Marion. Ma perché non lo hai detto a nessuno? Io non ci vedevo nessuna relazione col delitto. O forse era l'imbarazzo. La moglie e l'amante che si parlano. Una situazione talmente scabrosa che non ho avuto il coraggio di dirlo. Posso chiederle perché ci è andata? La verità, signor Quinn? Va bene. Semplice curiosità. Curiosità? Era la mia giovane rivale, mio caro. È vero che volevi cessare la relazione e quindi in un certo qual modo avevo vinto io. Ma quella donna ti aveva completamente affascinato e volevo vedere com'era. Era un po' prima di mezzogiorno. Suonai alla sua porta e le dissi chi ero. Le dissi che mi interessavo della beneficenza nel quartiere, il che fra l'altro è vero. Allora lei mi fece entrare. Poi chiacchierammo un po'. Mi pare di averle fatto dei complimenti. E capii anche la ragione della tua simpatia per lei. E a un certo momento mi diede un assegno di conto corrente. Anche ragguardevole. E la ringraziai. Quindi unico argomento fu la beneficenza. Non mi pare, signora, perché stando almeno alla cameriera, Monica le mostrò la sua pistola. Infatti è vero. Sì, a un certo momento mi fece passare nella sua camera da letto e mi mostrò qualcuno dei suoi figurini. Lady Ruth, la collezione creata per il 1946 e Lady Dulcea quest'anno. Molto bene. Grazie. E ho già cominciato a lavorare per il prossimo anno. Ma io la sto trattando come una cliente. Invece lei è qui per una cosa molto più importante. Ecco, le faccio l'assegno. Oh, è soltanto una scusa, non saprei neanche come usarla. È carica? Sì, ma ce la sicura, vede. Io non vorrei tenerla qui, ma hanno fatto tanti furti nel palazzo quest'anno. Le completo l'assegno. Io immagino che la cameriera sia passata mentre noi parlavamo della pistola, ma eravamo perfettamente calmi. Con permesso, due uomini chiedono della signora Marion. E chi sono? Ho paura che uno sia un mio stretto parente. Buonasera, scusate il disturbo. Ciao. Che fulmine. Brimmer ha appena finito. Ci aveva già preannunciato il succo del programma. Cosa vuole questa volta? Vorrei fare qualche domanda alla sua signora. No, assolutamente. La mia visita è ufficiale. O mi risponde qui o viene al comando. Ne abbiamo già parlato, papà. La signora è andata effettivamente da Monica che le ha mostrato la pistola. Le ragioni sono piuttosto evidenti. D'accordo, mi sta tutto bene.
Adesso però voglio sapere dove si trovava, signora, la sera del delitto. Marion, quale tuo legale? Lasciami parlare. Quella sera mi trovavo in casa. Sola? Sì, certo. Mio marito era fuori, come lei sa, e il personale era di libertà. Chiamato nessuno al telefono? No, mi pare di no. Ero piuttosto stanca, mi sono fatta mandare delle pillole e sono andata a letto presto. Scusi un momento. Lei ha parlato di pillole. Chi gliele ha mandate? La farmacia qui di fronte. Allora è venuto qualcuno? Il fattorino del farmacista? Non credo che giovi a niente, purtroppo. È venuto verso le 9. Penso che l'ispettore voglia da me un alibi per l'ora in cui Monica fu uccisa. È evidente. Disgraziatamente io dormivo. Ah, ecco, ricordo di essermi svegliata un momento. Credevo che mio marito fosse rientrato e l'ho chiamato. Era proprio alle 10:30. Ma è chiaro, non ho prove. Mi dispiace, ma devo invitarla a venire con me, signora. In stato d'arresto? No, per il momento. Ma sarebbe bene che l'avvocato la accompagnasse, quale suo legale. Vedi? Prego, signora. No, aspetti un momento. Lei non può arrestare mia madre. Vuole ricominciare, ispettore? Nessuno ha parlato d'arresto. Lasci stare mia madre, le ho detto. Sta calmo, tanto non serve a niente. Questi ce l'hanno con la mia famiglia, capisci? Loro fanno il loro mestiere. Lascia che me ne incarichi io. Sta calmo.